Nvidia o AMD? Quale scheda video scelgo per il mio prossimo PC da lavoro, da editing o da streaming? Questa è la domanda che andremo a snocciolare insieme durante questo video, visto che io stesso mi sono trovato a pormi questo quesito nel momento in cui ho voluto creare uno dei miei nuovi PC da gaming e poi quando anche andrò a fare un upgrade per quanto riguarda invece il PC da editing che vedete alle mie spalle. Però prima vi faccio una doverosissima premessa. In questo video ci focalizzeremo sulle RX 7000 e RTX 4000, però una gran parte dei ragionamenti che faremo sono riapplicabili nel mondo dell'usato e ovviamente anche per le generazioni precedenti, a meno che non si parli di esclusività delle ultime generazioni di Nvidia AMD. Prima però, nel nuovissimo canale WhatsApp di More Than Tech trovi offerte per risparmiare fino al 50% sul tuo prossimo acquisto. Link in descrizione. Partiamo da quella che io definisco fascia bassa. Qui troviamo la 7600 e la RTX 4060. In questo caso queste due schede, dal punto di vista delle prestazioni nude e crude, quindi prima di attivare il ray tracing, si equivalgono. Sono molto molto simili, hanno una VRAM simile e onestamente sono entrambe delle schede di fascia bassa, si potrebbero definire, nonostante comunque il loro costo sia incrementato rispetto alla fascia bassa delle generazioni precedenti. Già da qui possiamo vedere quello che sarà il fenomeno che darà il vantaggio maggiore a AMD nel corso di questo video, ovvero il fatto che il prezzo della 7600 sia mediamente più basso rispetto al prezzo della 4060, e questo è un fenomeno che vedremo fino alla fascia alta alta. Quindi già da qui potete capire che vedremo un AMD che in generale ha un prezzo prestazioni migliore rispetto a Nvidia, nonostante questa poi offra altre caratteristiche su altri aspetti di cui parliamo nel corso di questo video. Però purtroppo questa linearità viene un pochettino rotta con la fascia successiva, in quanto in quella che definirei fascia media troviamo la 7700 XT e la RTX 4060T. In questo caso queste due schede non sono proprio equivalenti, in quanto per la prima e unica volta AMD in questo caso costa mediamente di più per quanto riguarda questa fascia di interesse, ma performa anche molto di più. Non è quel distacchino del 5-10% medio che troviamo nelle altre schede. In questo caso la 7700 XT ha delle prestazioni sensibilmente migliori rispetto alla 4060T, ma infatti arriva a costare anche un pochettino di più. Il punto è che l'offerta di Nvidia è molto più granulare per quanto riguarda questo mercato e quindi è difficile fare un paragone uno a uno. Servirebbe una 7600 XT qui per paragonare proprio esattamente la 4060T, però questa non è una scheda che è uscita. Andando un pochettino avanti, troviamo la 7800 XT che si paragona invece alla 4070. Queste due schede sono pressoché uguali dal punto di vista prestazionale, anche se permane questo leggero vantaggio prestazionale di AMD che abbiamo già visto nelle due fasce precedenti. In questo caso meno accentuato rispetto alla 7700 XT sulla controparte di Nvidia, però effettivamente comunque rimane. Anche il prezzo in questo caso, c'è una differenza media di 50-100 euro in base al modello che vorremmo comprare, poi ovviamente possono esistere offerte, prezzoni, altre cose così, però in generale la 7800 XT ha un prezzo prestazioni migliore rispetto alla 4070. Andando avanti troviamo la 7900 XT che invece si paragona più o meno alla 4070T, le loro prestazioni sono molto simili, ma sempre il raster nudo e crudo è a favore di AMD, così come lo è il prezzo, perché qui iniziamo a vedere un fenomeno che è un leggero incremento di prezzo costante man mano che ci avviamo verso la fascia alta. Per la fascia alta alta invece, ragazzi, 4080 e 7900 XTX. In questo caso nuovamente è molto 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 accentuata la differenza di prezzo tra queste due schede. In questo caso le prestazioni tra le due schede sono pressoché identiche dal punto di vista sempre del raster, però a tutti gli effetti il prezzo favorisce tanto 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 AMD. Tolti da parte i prezzi, è capito che AMD in generale ha l'offerta prestazioni prezzo migliore in assoluto, vediamo un altro po' di caratteristiche che invece possono far riprendere un pochettino Nvidia in questo caso. Prima di tutto, ragazzi, Nvidia vince la guerra dell'FPS per Watt, nel senso che l'efficienza di quest'ultima generazione è veramente incredibile e a parità di fascia in generale Nvidia vanta dei consumi inferiori per prestazioni ottenute rispetto ad AMD. Questo possiamo notarlo su praticamente l'intera lineup, ma si accentua particolarmente man mano che scendiamo verso la fascia bassa. Questo non vuol dire soltanto risparmiare in bolletta, ma anche avere a che fare con temperature inferiori per quanto riguarda le nostre custom e quindi anche rotazioni delle ventole e il rumore che ne consegue inferiori. Un altro punto su cui Nvidia è assolutamente un campione, ovviamente ragazzi, è il ray tracing. Per quanto riguarda le prestazioni, le schede di Nvidia sono assolutamente avanti rispetto alle controparti di AMD, che praticamente arrancano di molto, sono in pari con le generazioni precedenti invece che con quella attuale, e quindi di per sé l'offerta sotto questo punto di vista tecnologico è assolutamente a favore di Nvidia. Ovviamente è una cosa un po' situazionale, io per esempio gioco a
ben pochi titoli che sfruttino il ray tracing, però nel momento in cui lo fai con una scheda di Nvidia ti accorgi di poter recuperare un pochettino di più da loro rispetto a quanto fai con AMD. Se non giocate a titoli che siano particolarmente belli da godere con il ray tracing, potrebbe anche fregarvene poco. Un altro punto di vantaggio interessantissimo di Nvidia è ancora il suo encoder, perché per quanto AMD sia riuscita a pareggiare l'offerta, posizionando per esempio anche la possibilità di fare encoding e decoding della V1 sulle sue più recenti schede, effettivamente Nvidia rimane quel passo più avanti leggermente, dovuto principalmente al fatto che abbiano potuto ottimizzare assieme a chi produce tanti software negli anni le proprie soluzioni, e in questa maniera ovviamente hanno ottenuto terreno, anche se ovviamente un pochettino dipende. Esistono dei programmi in cui AMD sia comunque un'offerta valida, ma si ferma lì, nel senso che sì, puoi farci quello che vuoi, però Nvidia mantiene delle ottimizzazioni dal punto di vista dell'encoder su determinati programmi che sono tra i più utilizzati nel mercato in assoluto, che valgono ampiamente la candela. Un altro punto di vantaggio di AMD è l'offerta di una maggiore VRAM in determinate fasce. La fascia bassa ha esattamente la stessa VRAM con 8 GB, però la 7700 XT offre 12 GB di VRAM, mentre la 4060 Ti ne offre 8. Qui bisogna mettere un attimino le mani avanti e dire una cosa importante: la 4060 Ti è disponibile anche in una versione da 16 giga, questo è vero assolutamente, però aumenta il suo prezzo di circa 90-100 euro per ottenere questo modello, cosa che porta rispetto ai prezzi che vedevamo prima un vantaggio ulteriore sul prestazioni per prezzo ad AMD, e ovviamente tutto quanto offrendo già 12 giga di VRAM integrati su questa scheda, ed è una cosa notevole. Anche la 7800 XT e la 4070 hanno un divario di 4 giga di VRAM in favore di AMD. Questo divario si accentua particolarmente nella fascia alta invece, dove abbiamo una 7900 XT con 20 giga di VRAM andando contro i solo 12 della 4070 Ti, e al tempo stesso abbiamo anche una 4080 da 16 giga di VRAM che va contro una 7900 XTX, praticamente a pari prestazioni tra queste due schede, con però 24 giga di VRAM, un'offerta che Nvidia inizia a introdurre soltanto con la sua top di gamma RTX 4090. Un altro punto che assolutamente bisogna considerare, ragazzi, è la questione dei cavi, in quanto AMD in questo momento offre la sua intera lineup con ancora i classici attacchi tradizionali 6+2, declinati poi in 1, 2 o 3 porte in base alla potenza della scheda. Questo permette a chi voglia fare un upgrade da generazioni precedenti senza cambiare alimentatore di alimentare le proprie schede. Dall'altra parte invece abbiamo le RTX 40, ragazzi, che fino alla 4070 Ti utilizzano categoricamente il nuovo standard 12 pin. La 4070 invece è uno standard intermediario, perché offre sia le 6+2 che il 12 pin in due versioni da 200 watt e da 220 watt, e sotto invece sono normalissimi 6+2, esattamente come offerti da AMD. Arriviamo quindi a uno dei punti conclusivi: driver, compatibilità, problemi e cose del genere. Allora, probabilmente avrete sentito parlare maggiormente di problemi da driver nel mondo di AMD. Questo perché, ragazzi, effettivamente i forum pullulano di segnalazioni di cose che possano aver causato problemi a proprietari di schede AMD. Ed è una questione vera, è impossibile negarlo. Ragazzi, nelle ultime generazioni di AMD ci sono stati parecchi problemi, parecchia disattenzione da parte della casa madre per piccoli e grandi disagi degli utenti. C'è da dire che stanno migliorando sotto questo punto di vista. I driver AMD stanno uscendo sempre più costantemente, portano sempre più miglioramenti, ma diciamo che non sono ancora arrivati alla perfezione, mettiamola così. Si dice che i driver di AMD invecchino bene come il vino, però questo non è una cosa che vi posso dimostrare con dei dati in questo momento, quindi prendetela come una semplice chiacchiera tra amici, un possibile punto di ragionamento. L'ultimo dei punti, ragazzi, è sicuramente la tecnologia di upscaling, FSR contro DLSS. In questo caso ci sarebbe da fare un video dedicato con 60 minuti, analisi a mano, cose così e bla bla, però in generale per adesso la mia opinione, questa ve la dico secchissima, è che il DLSS sia un'offerta nettamente migliore rispetto all'FSR, anche se comunque di recente AMD è riuscita a implementare lato driver, quindi compatibile universalmente con una grande quantità di giochi, la frame generation, che in realtà si chiama AMD Fluid Motion Frames, su una marea di titoli, e questo è un vantaggio notevole e non solo aperto all'RX 7000 ma anche all'RX 6000. Diciamo che sotto questo punto di vista popolare AMD tende a voler molto più bene ai suoi consumatori rispetto a Nvidia, dove invece questa casa compensa, diciamo, questa mancanza o comunque questa scelta deliberata di bloccare parti del mercato con un DLSS 3.5 che ha un'offerta tra upscaling e frame
Generation decisamente notevole, molto stabile e soprattutto più diffusa. Guadagnano titoli praticamente ogni settimana. Diciamo che sotto questo punto di vista io mi sento di dare il punto a Nvidia per questo tipo di offerta, così come gliel'ho dato anche per il ray tracing, però sono abbastanza convinto che pian piano AMD riprenderà terreno e arriveremo a poterlo dare anche lei sotto questo. Arrivati a questo punto, ragazzi, penso che abbiate abbastanza elementi per valutare correttamente quale sarà la vostra prossima scheda video. Io ho scelto AMD per il gaming perché la 7800 XT aveva più giga di VRAM, mi piacevano le reference e in generale penso di voler dare un'occasione, ma soprattutto su titoli a cui gioco, come per esempio COD, AMD ha un vantaggio di qualche FPS in più a pari fascia. Le prestazioni per prezzo sono maggiori, quindi per il gaming esclusivamente ho scelto AMD. Non dovendo streamare, non mi interessano aspetti dell'encoder o altre cose su quel PC in particolare. Invece sul mio PC da lavoro ho scelto Nvidia. Questo perché l'encoder di Nvidia rimane qualche passo avanti ancora rispetto ad AMD, nonostante stiano appianando comunque questo divario, o comunque una minore quantità di rotture di palle quando si parla di problemi che insorgono nel tempo. Sono solitamente più veloci, nella mia esperienza, a risolvere i problemi su Nvidia che su AMD. Non so perché, ma qui lascio il beneficio del dubbio. Per adesso io ho scelto Nvidia per lavorare e AMD per giocare. Spero che un giorno questa cosa venga completamente sovvertita e si possano scegliere AMD o Nvidia intercambiabilmente tra le due cose. Speriamo in Intel? Fatemelo sapere giù nei commenti. Per questo video è tutto, voi state su More Than Tech, ciao!